E allora, salve a tutti, ecco la seconda parte di costruire il panaro siciliano passo passo. Allora, dopo aver fatto il fondo con 7 asticine, 7 per 7, poi diventano 14. Quindi dobbiamo prendere 14 di asticine, queste qua, di le virghe. Correttamente chiamate virghe, 14 devono essere da almeno di 1,50 m, 1,50 m per fare un panaro medio, il classico da balcone, ok? Poi facciamo questo lavoro qua, si crea questa punta per poterla inserire poi nel fondo. Ecco, facciamo tutta questa operazione, ok, facciamo questa operazione così. Stefuccio Gioia, non ci fare caso. Ora poi ti faccio uscire, dai, è tempo che faccio il cestino, ok? Ecco qua, fatto questo lavoro qua, cominciamo a inserire, va bene? Ecco, così inseriamo, vedete, la parte va così e si inserisce con forza, eh? Mi raccomando, fin dove arriva, con forza si fa una piccola intacca con il coltello per poi piegarla e lasciarla andare. Ecco, per tutto il fondo, così. Facciamo questa piccola piega e poi la lasciamo andare. Ecco, con forza fin dove arriva. Ecco qua. Stefuccio Gioia. Però ora no, sennò ti fai male, eh. Ora ti faccio uscire appena completo qua. Di solito il pappagallino è abituato a stare fuori, per ora in questo momento che devo fare il video lo lascio stare nella sua camera da letto, perché quella è la sua camera da letto per la notte, ma aspetta che deve uscire, quindi un attimino è tempo di fare questo video e poi lo faccio uscire, così sta libero, bello e tranquillo, è più felice, sta libero. Sì, già, un attimino, eh, tempo che finisco il video. Ecco qua, con forza fin dove arrivo, mi raccomando, eh. Si è spezzato, rifacciamo la punta, capita alle volte. Ecco qua, facciamo la punta e visto, e gira perfettamente. Faccio questa piega per evitare di piegarla dopo e spezzarsi dopo, perché è un po' brutta. Dobbiamo cercare che non si spezza, se si spezza o la accocciamo o la cambiamo, non si deve spezzare questa quando la piegate, se si spezza il fondo cede, non va bene. Ecco, vedete, così non si deve spezzare, una bella attacca. Però procuratevi un coltello come questo, eh, questo per fare il cestaio, questo lavoro qua è il migliore, io li ho provati tutti, quindi poi fate come vi pare, io vi consiglio questo, ok? Un bel opinel, non grande e non piccolo, medio, un opinel medio, perfetto, è un'ottima lama in carbonio e per questo lavoro qua è una fusione, detta così, dai. Ecco, vedete, già abbiamo quasi la forma del cesto, si lega con questa, così, un laccettino, insomma, questo, vedete voi, un laccio di scarpe, una cordicina, si lega
Ecco, legata così, si fa il classico nodo che poi viene facile a scioglierlo. Si entra qua dentro, si tira, vedete? Il classico nodo che poi tirando questa, trac, si scioglie e via. Questo è il risultato di questa fase. Vedete? Poi si raccordano queste qua sotto, che se ce ne sono troppo rientrate, insomma dovete sistemare il tre segreto pure questo. Queste bacchette, le colonne, dovete sistemare a cerchio perfetto o quasi perfetto, in modo che quando alzate il cesto viene perfetto già dal fondo in poi. Vedete come li metto io? Li metto che devono essere tutti alla stessa distanza dal bordo del fondo. Quindi vedete come sono tutti alla stessa distanza, bene o male, vedete? Così devono essere tutti quando è una stessa distanza dal bordo. Ok? Al prossimo video poi vi spiegherò come cominciare ad alzare il cesto. Ok? Buona giornata, arrivederci.